È stato una delle personalità religiose e politiche più prestigiose del Novecento feltrino, amatissimo dalla popolazione, tenace di fronte ai drammi di due guerre mondiali. Dedicò la vita ai più bisognosi, dirigendo per 60 anni il santuario di San Vittore e Corona. Parliamo di Don Giulio Gaio, molti se lo ricordano ancora a bordo della balilla Spider, carta da zucchero, che guidò fino alla veneranda età di 99 anni. Dopo lunghe ricerche, quella famosa automobile è stata ritrovata in un garage della pianura trevigiana. Ma chi era Don Giulio Gaio? Nato il 17 dicembre 1886 a Lamon, in provincia di Belluno, Don Giulio Gaio alternò gli studi, fin da giovanissimo, tra il seminario vescovile di Feltre e quello gregoriano di Belluno. Ordinato sacerdote nel 1913, entrò nell'esercito durante la Grande Guerra e, dopo il congedo, porterà avanti in parallelo due valori per lui fondamentali, quello religioso e quello della democrazia. Lui era molto amico di Don Luigi Sturzo ed è stato il primo segretario del Partito Popolare in provincia. Una volta parlando con lui mi ha detto: mi ha colpito Don Sturzo perché non era un politicante. L'ho guardato una volta come celebrava la messa e ho capito che era un prete vero. La scelta importante che ha fatto Don Giulio è stato il suo antifascismo. Fin da subito praticamente lui era contrario a ogni tipo di violenza. E anche e soprattutto dopo che era salito al potere Mussolini si è acuita questa sua avversione, di cui manifestava anche esteriormente, proprio senza infingimenti, senza mascherature. In modo particolare c'è stato l'episodio di Matteotti nel 24 e lo ricorda un suo alunno, che era appunto Guarnieri, grande letterato, il quale disse che quando è morto Matteotti è arrivato a scuola dicendo: oggi è un giorno tristissimo, è successo qualcosa veramente di tragico, preghiamo per questa persona. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Don Giulio Gaio fu coinvolto nella rappresaglia perpetrata a Feltre dai nazifascisti durante la notte di Santa Marina. L'antifascismo lo ha pagato caro Don Giulio. Era praticamente una mattina alle 5:15, lo dice lui, quando nella sua camera entra un ufficiale tedesco e gli dice: «E lei, Don Giulio?» «Sì, posso lavarmi, non serve. Venga giù». Lo mette sulla camionetta dove ci sono già alcuni cadaveri. E là ho avuto un momento veramente di sconforto. Ho visto disteso sul camion il colonnello Zancanaro e suo figlio Luciano, studente di liceo, insanguinati, morti. Li avevano uccisi giù al Palazzo Gorza, allora si diceva, e avevano ferito anche la moglie. Allora naturalmente mi hanno portato giù e allora ricordo un particolare, che ho messo le mani in tasca e ho tirato fuori la corona del rosario per raccomandarmi l'anima al Signore. Era convinto che li portassero praticamente al cimitero, invece vanno alla caserma Zanettelli e lì fanno interrogatorio. E c'è un episodio veramente eccezionale, quando gli domandano la carta d'identità e lui si accorge che ha una carta d'identità dentro anche di un ebreo. Riesce a spezzarla in minutissimi frammenti, la butta per terra e si salva, altrimenti sarebbe stata subito la morte. Poi viene portato su a Baldenic e lì rimane per ben 4 mesi. Scrivendo un diario stupendo, in cui non c'è mai animosità, non c'è mai odio, ma una serenità di fondo nell'affrontare anche questi momenti tragici. La liberazione è avvenuta tramite l'intervento appunto di Monsignor Bortignon, che era una personalità veramente eccezionale, giovane ma molto combattivo, non aveva paura di nessuno, era andato a Bolzano anche sui campi di concentramento per liberare altri prigionieri, cioè non si interessava solamente dei preti ma anche di ogni persona.
addirittura l'episodio famosissimo di quando alcuni partigiani sono stati uccisi qua a Belluno e lui non ha avuto paura di andare lì a dare l'unzione ultima a questi partigiani che stavano sul patibolo. Ed è riuscito proprio a ottenere la liberazione di Don Giulio. Nonostante il suo impegno politico, Don Giulio Gaio continuò a svolgere un lavoro costante nel campo religioso. Negli anni venti fu insegnante del giovane Albino Luciani, futuro pontefice. E nel 1936 ricevette il titolo di cameriere segreto di Papa Pio XI. Quando l'hanno fatto Papa, ho detto e ho pensato, cultura ne ha da vendere. Aveva una memoria accanita, ma più che tutto da ragazzo ho sperimentato la sua modestia. Nonostante fossi il primo, infatti, ecco, senz'altro, io non ho mai visto prendere delle arie sui suoi compagni o da altri così. Scambiava la barzelletta innocua con tutti. Io dico, per me cultura e modestia. E queste mi pare che sono delle doti. Per 60 anni assunse il titolo di arciprete del Santuario dei Santi Vittore e Corona di Feltre, diventando una figura di grande carisma. La crescente popolarità era dovuta al suo spirito interiore di una serenità. Chiunque lo incontrava tornava più sereno, perché anche in mezzo alle difficoltà personali o di vario tipo che ciascuno può avere, incontrare lui, che aveva appunto vissuto tante vicende ma sempre affrontandole con spirito forte e sereno, dava proprio un momento di popolarità ma soprattutto di serenità, per cui venivano su veramente molto volentieri, un po' da tutte le parti, soprattutto dalla zona feltrina, l'Azione Cattolica, non solo, ma anche tante persone che trovavano in lui un punto di riferimento che accoglieva. Quando arrivavano, ecco qua la minestra della Carolina, ecco qua lui accoglieva quel suo sorriso, quella sua pipa, tanto popolare che addirittura anche a livello nazionale Famiglia Cristiana gli ha fatto un'intervista dedicandogli ben 4 pagine, rimanendone conquistato da quella personalità. Ma veniamo alla Badilla. Correva l'anno 1934 e dagli aderenti all'Azione Cattolica gli giunse in regalo una splendida Badilla 508, 3 marce, modello Spider. Non propriamente un design per un prelato e non certo in linea con il pensiero politico di Don Giulio, dato che l'innovativa utilitaria della Casa del Lingotto era l'emblema del fascismo. Divenne presto il simbolo del sacerdote, che si distingueva alla guida tra Feltre e San Vittore. Erano gli anni 60, che avevo già una Ford A, che facevamo le sfilate io e mia moglie sui vari zone del Vicentino in particolar modo. Mi dicevano che nella zona di Feltre c'era una Badilla 3 marce decapotabile in mano di un prete. Ho detto, io essendo qui preti sono nato sotto una chiesa, vedrai che ho confidenza, vado a trovarmelo. Sono andato a trovarlo più volte, dire il vero. Ma insomma, ho aspettato durante la messa, che finisse la messa, e quando è venuto fuori ho detto, senta, Don Giulio, io vorrei la Badilla. Ma tu sei sposato? Sì, io sono sposato, ma tu mi daresti tua moglie a me? Io sono stato zitto. No, no, ripeto, ho detto, tu mi daresti tua moglie a me? No, ho detto, e neanch'io non ti do la Badilla, ho detto. Don Giulio volle donare la sua amata Badilla alla pronipote Maria Carolina,
come riconoscenza per averlo accudito per oltre 40 anni, fino agli ultimi istanti della sua vita. In seguito fu venduta fuori provincia, ma Francesco Carraro non si diede per vinto nella sua ricerca. L'ho seguita per 50 anni, dopo la morte di Don Giulio c'è stato un acquirente, quale un appassionato di auto d'epoca anche. E l'ho seguita fin a questi giorni che sono riuscito ad andare in proprietà di questa bella automobile. E non me la sono fatta scappare proprio con i ricordi di Don Giulio, che di quello che era successo, e più sono un appassionato anche di auto d'epoca. La Fiat 508 Balilla segnò una tappa importantissima nella storia dell'automobilismo italiano tra il 1932 e il 1939. Nata da un'idea di Mussolini, che immaginava un'automobile accessibile a un pubblico più ampio, grazie ad un costo relativamente contenuto, aveva una potenza di appena 20 cavalli, sufficienti per quell'epoca a rendere l'auto snella e disinvolta. La Balilla venne prodotta con cambio a 3 marce, 508A, e in seguito a 4 marce, 508B. Tra i numerosi modelli della gamma si distinse la Spider, come quella appartenuta a Don Giulio Gaio, caratterizzata da un design elegante e al tempo stesso sportivo, grazie alla capote in tela abbattibile. È considerata oggi un pezzo particolarmente apprezzato dai collezionisti. Don Giulio Gaio amò così tanto quella Balilla che per lui fu scherzosamente il matrimonio meglio riuscito della diocesi. Oggi è tornata al suo antico splendore, portando con sé il ricordo di un grande uomo. Viva o Balilla dell'età bella! Anche se vecchia, sei sempre quella.